una commissione bilancio infuocata quella che si preannuncia per la giornata di domani, 20 settembre, in comune all'Aquila. All'ordine del giorno la questione del pagamento delle bollette degli alloggi del progetto Case, nei giorni scorsi al centro di una rovente polemica a distanza tra il sindaco Cialente, diversi cittadini residenti nelle piastre, realizzate dopo il sisma, e una parte del centrodestra. A 7 anni dal terremoto ci sono ancora incertezze e difficoltà nella riscossione delle somme relative al pagamento di fatture per consumi di luce e gas. Sulle casse comunali pesa un debito milionario nei confronti di chi fornisce i servizi ed è di recente approvazione una legge dello Stato che impone il pagamento delle bollette secondo il consumo effettuato dai residenti e non secondo i metri quadri degli alloggi, come inizialmente sancito dal Comune. Il sindaco ha tirato fuori dossier, carte e numeri relativi alle 19 New Town, evidenziando come, secondo il suo punto di vista e dell'amministrazione, il calcolo a metro quadro e non a consumo sia da considerarsi la scelta migliore per garantire equità nel pagamento delle bollette, un'indicazione completamente ribaltata da Montecitorio, da dove è arrivata una direttiva diametralmente opposta: si paga per quanto si è consumato, punto. Una scelta ingiusta per il sindaco del capoluogo, che nel criticare il provvedimento ha lanciato strali contro il centrodestra locale e nazionale, nonostante in Parlamento e al governo siedano esponenti del Partito Democratico, di cui è sicuramente esponente di spicco da anni. Nella sua invettiva, in cui indirettamente ha criticato anche la sottosegretaria De Micheli, ha messo nel mirino soprattutto la parlamentare forzista Paola Pelino ed il capogruppo azzurro in consiglio comunale Guido Liris, che, sentitosi tirare per la giacchetta, ha replicato parlando delle affermazioni di Cialente come ridicole e inadeguate per la gestione di un problema tanto complesso. Scintille che fanno da preludio ad un appuntamento al quale, verosimilmente, parteciperanno anche diversi residenti delle New Town e comitati di inquilini che annunciano battaglia. Una guerra di posizioni che, a pochi mesi dalle amministrative, rischia di deflagrare e condizionare inevitabilmente l'ormai prossima campagna elettorale. Un'area di accoglienza, evacuazione e ammassamento attrezzata per le emergenze, ma anche per attività ludico-ricreative e per la sosta dei camper, verrà allestita su Via degli Alpini a Paganica, frazione tra le più popolose del comune dell'Aquila. L'amministrazione separata dei beni di uso civico di Paganica e San Gregorio e l'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzo Gruppo Alpini Mario Rossi di Paganica hanno sottoscritto infatti giorni fa una convenzione con la quale l'amministrazione separata concede la gestione dei terreni di uso civico circa 2 ettari all'Associazione di Alpini iscritta nell'elenco territoriale di protezione civile. Considerati lo scopo sociale e la necessità di dotare il territorio di Paganica e i paesi limitrofi di un'area di prima accoglienza, l'amministrazione separata, presieduta da Fernando Galletti, concede l'uso dei terreni a titolo gratuito al gruppo Alpini Mario Rossi, rappresentato dal capogruppo pro tempore Raffaele Ivivio, per un periodo di durata pari al mutamento di destinazione concesso dalla Regione Abruzzo con apposita determinazione. La fase di progettazione è a cura degli Alpini, che allestiranno l'area con strutture provvisorie che serviranno ad ospitare la sede operativa, sala riunioni assemblee, sala radio, infermeria, posto medico avanzato di primo soccorso, centrale elettrica, garage, officina, magazzino, cucina, cella frigorifera e cambusa. Saranno sempre gli alpini a provvedere alla gestione e all'ordinaria manutenzione del terreno e delle strutture realizzate. La fase di esecuzione dei lavori sarà invece curata dal Comune dell'Aquila. Sul sipario sulla stagione numero 71 della Società Aquilana dei Concerti Barattelli. 31 gli appuntamenti contenuti nel cartellone di eventi che inizieranno il 9 ottobre fino al 23 aprile 2017. Ampia e variegata l'offerta per l'esigente e competente pubblico aquilano. Musica da camera e classica, monografie dedicate a Brahms e Beethoven. La proposta musicale si inserisce nel solco della tradizione, ma troverà momenti attrattivi per il grande pubblico, grazie ai concerti della cantante tosca, alle esibizioni di Marina Massironi e Cristina Donà, o al jazz di Fabrizio Bosso. 31 concerti nella stagione ordinaria, 10 concerti del Circo Giovanile della Musica, 16 concerti dedicati alle scuole nel territorio, e poi la rassegna organistica, il Festival Internazionale della Chitarra, il Festival Contemporanea Plurale. Quindi, insomma, oltre 60 saranno i titoli, le manifestazioni che occuperanno praticamente almeno un giorno a settimana. A questi ci saranno poi da aggiungere le collaborazioni che ormai storicamente abbiamo con il Comune per l'attività estiva. Per esempio, negli ultimi 5 anni abbiamo partecipato alla realizzazione dei cantieri dell'immaginario. Venendo al programma, certo, che dire, ci sono concerti di tutti i tipi, di tutte le epoche, stili, grandi nomi. Potrei citare per esempio quello di Christian Zimmermann, pianista polacco, Szlomo Mintz, forse uno dei più grandi violinisti viventi,
la grande pianista Marta Argerich, e poi una grande finestra dedicata anche alla canzone d'autore, al genere diciamo extra colti, per esempio Tosca, Cristina Donà, Marina Massironi, gli Swingle, e poi anche molti musicisti fra i più autorevoli e apprezzati del panorama jazz oggi in Italia. Poi ci saranno tante finestre tematiche espressamente dedicate a delle tematiche ben precise. Concerti per tutti i gusti, consultabili sul sito dell'ente concertistico, promossi in un momento storico fatto di tagli lineari al settore cultura. Ci siamo regolati intanto sullo storico, nel senso noi abbiamo ancora la fortuna di avere un ministero, il Ministero per i beni e le attività culturali, che quantomeno fa delle proiezioni triennali, quindi queste proiezioni ti consentono di avere quantomeno un margine di ragionevole certezza. Qualche problema invece sugli altri, le altre risorse, ma quelle risentono inevitabilmente, mi riferisco a quelle locali, risentono inevitabilmente da tutte le dinamiche che sono inside con quello che è il territorio. Però devo dire, insomma, con cautela, con attenzione e anche con un po' di economia, riusciamo ancora a contenere i costi e quindi riuscire a realizzare le nostre attività. Incontro di cartello, Rieti, L'Aquila, partita valida per la terza giornata di campionato di Serie D Girone G, gara dai grandi ricordi tra due formazioni storicamente amiche e nemiche. Con Fabrizio Tirelli in panchina, dopo aver scontato le tre giornate di squalifica, l'11 Amaranto Celeste si è presentato con il duo d'attacco Scotto Marcheggiani. Di contro, l'Aquila di Massimo Morgia ha presentato un 11 a trazione anteriore, con il capocannoniere del girone Simone Minincleri, davvero in grande spolvero. A dirigere l'incontro, definito per ovvi motivi la partita della sorietà, il signor Mario Cascione di Nocera Inferiore, direttore di gara, risultato poi sicuramente non sufficiente. Pubblico delle grandi occasioni in tribuna centrale e sulla curva sud, in tribuna a Rieti con circa 1000 presenti, in curva L'Aquila con quasi 500 supporter. Gli schemi tattici 3-5-2 per il Rieti, 3-4-3 per L'Aquila. Neanche il primo giro di lancette che da subito Rieti pericoloso con Gianmarco Bassini. La prima azione rosso-blu arriva al quarto con un tiro di la vista fuori di poco. Al nono ci prova Bianchi dalla distanza, creando qualche problema di presa a Salvetti. La partita si fa maschia, ne fa le spese il rosso-blu russo, soccorso dai propri sanitari. Protagonista è il signor Cascione, che non fischia nulla, scatenando le ire dei tifosi riatini. Il primo cartellino giallo è per l'aquilano Alfonso Pepe, cartellino che raddoppiato poi nel secondo tempo sarà fatale all'Aquila. Al 32esimo, occasionissima Aquila, tiro a botta sicura, sventato in una parosa mischia in angola. Termina dopo 2 minuti di recupero la prima frazione di gioco, davvero ben giocata dalle due squadre. Con le immagini di Samuele Angelucci passiamo al secondo tempo. 50 secondi di gioco e l'Aquila è in vantaggio. Fa tutto bene Minincleri, forse il migliore del primo tempo, vola sulla fascia destra e mette in mezzo per Ganci, che di destro batte il portiere reatino. Risponde Rieti con Scotto, che imbeccato magnificamente di destra gira alto. Al decimo l'episodio chiave, in negativo per l'Aquila. Seconda ammonizione a Pepe, che viene espulso. Gli abruzzesi in inferiorità numerica soffrono, ma non mollano. Al 17esimo esce Cosentini ed entra Tirelli. Rieti preme, al 32esimo arriva al pareggio. Bellissimo cross dalla destra per Marcheggiani, che non si fa pregare e di destra batte Salvetti, siglando il suo terzo gol in campionato. Mister Fabrizio Paris prova a vincere, inserendo una punta per un difensore. Esce Bianchi, al suo posto entra il veloce Gerone Diemé, che spariglia la difesa abruzzese. È proprio sulla sua destra che arriva la palla che poteva risultare vittoria per il Rieti. Non succede più nulla e dopo 4 minuti di recupero termina la partita, ben giocata dalle due squadre, un punto ciascuno che fa classifica, anche perché si è solo alla terza giornata di campionato. Potevamo vincerla, potevamo perderla, l'abbiamo pareggiata. Gli episodi ci hanno favorito su qualche cosa, ci hanno svantaggiato su altre. Credo che una squadra completamente nuova come la nostra, con gente che è arrivata anche da poco, trovarsi in 10 in un campo come questo non è semplice. Oggi i ragazzi hanno fatto una grandissima partita contro un grande avversario che rispettiamo, però quello che il campo ha dato, che ci ha tolto sotto un punto di vista della sfortuna, credo, perché sembrava che la palla... Abbiamo provato in tutti i modi a fare gol, abbiamo cambiato 2 moduli in corsa,
abbiamo finito con i quattro davanti, abbiamo provato tutti. Purtroppo non è entrata, comunque siamo riusciti a trovare il pareggio. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita sotto ogni punto di vista.